Riparte oggi la nuova serie del programma TV Montagne Amiche, in onda il sabato in prima serata su Rete 8. Nel nuovo ciclo di puntate, l'alpinista Giampiero Di Federico porterà i telespettatori alla scoperta delle meraviglie paesaggistiche d'Abruzzo, percorrendo sentieri e conquistando vette. Non mancheranno consigli utili su come vivere la montagna in sicurezza, anche alla luce degli ultimi tragici episodi che hanno occupato le prime pagine delle cronache locali con la morte degli escursionisti del velino. In montagna la parola d'ordine resta sempre la prudenza, unita alla conoscenza e alla strumentazione giusta, come spiega l'alpinista Giampiero Di Federico, che vediamo già impegnato con le riprese delle nuove puntate di Montagne Amiche. Siamo in un ambiente invernale sulla Maiella e questo è il periodo forse anche migliore per andare d'inverno, perché la neve si è consolidata, siamo a fine inverno, anzi insomma siamo in primavera inoltrata, ed è il periodo migliore, quello forse un po' più sicuro. La neve si è consolidata, ha svalangato dove ha potuto svalangare, i ragazzi stanno calzando i ramponi che vedete e stiamo iniziando a fare questa salita. La raccomandazione è quella di avere sempre con noi l'ARVA, l'apparecchio per la ricerca del travolto da valanga. Con noi avere anche i ramponi, le piccozze e un minimo di attrezzature alpinistiche come l'imbracatura, le corde, i moschettoni e così via. Bene, la raccomandazione è proprio questa, di stare molto attenti, di sapere cosa si va a fare e avere la consapevolezza del rischio. Occorre che ognuno di noi sappia cosa fare in montagna. E sapere anche usare gli attrezzi specifici per la montagna, che sono appunto la piccozza, vedete, i ramponi che abbiamo visto, l'ARVA e soprattutto il buon senso. Lo vedrete anche nelle trasmissioni che facciamo su Rete 8 di Montagne Amiche, dove c'è anche un po' di didattica e di cultura tecnica della montagna. Buon senso, preparazione, consapevolezza e poi gli attrezzi giusti. Buone montagne a tutti e auguri di tante belle attività sulle nostre belle montagne.